Dobbiamo stare ancora chiusi in casa per sconfiggere il male invisibile. Lo abbiamo capito, lo stiamo facendo. In silenzio, senza lagnarci, se non sottovoce con qualche amico. Ma uno sfogo non si nega a nessuno, soprattutto quando d'un colpo ti vengono congelati diritti e libertà. Sgombro subito il campo da ogni minimo dubbio e ribadisco: non c'è altra strada se non seguire le prescrizioni di distanziamento sociale per uscirne. Uniti e compatti continueremo a farlo e insieme ne usciremo a testa alta. Ne usciremo cambiati sotto tanti punti di vista. Spero che il cambiamento ci renda più consapevoli, più critici nella lettura dei fatti. E i fatti di questi giorni lunghissimi e monotoni ci raccontano della comparsa sulla scena di tanti piccoli signorotti onnipotenti, preoccupati soltanto di inasprire le restrizioni. Navi bloccate, porti chiusi, droni per controllare i movimenti di tutti, aree circoscritte di rosso e persino richieste di fare intervenire l'esercito. Chi come me fin dal primo istante ha seguito pedissequamente le indicazioni stringenti contenute a partire dal primo decreto del Presidente del Consiglio, probabilmente si è chiesto il perché di tutto questo, senza tuttavia trovare una risposta plausibile. Probabilmente l'intento era di fare la voce grossa con i duri di orecchi, con i soliti distrattoni che non accetteranno mai di vivere in un mondo di regole. Regole più che mai necessarie per prevenire l'anarchia, per governare il corretto vivere civile negli spazi comuni. Restrizioni ulteriori arrivate sembra sull'onda di un delirio di onnipotenza, roba da non credere. Pari zelo da parte di questi illuminati del terzo millennio non ho avuto il piacere di constatare in tutte le altre decisioni che riguardano l'emergenza sanitaria da Covid-19. Ci saremmo aspettati provvedimenti chiari e la loro immediata esecuzione. Ci saremmo aspettati la dotazione di posti letto attrezzati per gli ospedali periferici. Esattamente per quella periferia da sempre bistrattata, messa da parte, dimenticata, quella periferia che non ha quasi più niente sotto l'aspetto dell'assistenza sanitaria. Campo quest'ultimo letteralmente vandalizzato negli ultimi 15-20 anni, raso al suolo senza distinzioni di colore politico. Chiunque si sia avvicendato alla regione è gravato di responsabilità enormi. Sugli ospedali è come fossero passati i vandali che si sono lasciati solo rovine alle spalle. Incredibile ma vero, nel pieno dell'emergenza, ospedali come il Tiberio Evoli per lungo tempo non hanno avuto neppure la possibilità di garantire la sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti, perché lasciati privi dei necessari dispositivi di protezione individuale. Fa piacere da un lato, grande rabbia dall'altro, aver visto gruppi di persone innamorate del loro territorio, innamorate del loro ospedale, organizzare raccolte fondi per l'acquisto di materiale da donare al presidio. Nulla di che, parliamo di mascherine, camici, disinfettanti. A volte mancavano anche queste semplici cose che costituiscono l'ABC di qualsiasi posto dove si pratica medicina in sicurezza. Gesti piccoli, ma dell'immenso valore morale. Fa specie non aver notato identica determinazione e altrettanto aggressività da parte di chi ha in mano il pallino del comando in questo preciso frangente storico. Fa rabbia non aver potuto prendere atto dell'auspicato cambio di rotta atteso dalla cittadinanza. Nulla di nulla, nella periferia delle periferie tutto è rimasto come prima, ad eccezione di qualche tenda per il cosiddetto pre-triage piazzata all'interno del perimetro ospedaliero. I posti letto per la terapia intensiva o subintensiva richiesti dai sindaci, sul cui impegno e sulla cui tenacia ci sarebbero tante cose da ridire, dicevo, i posti letto non si sono visti neanche col cannocchiale. In ospedale sono arrivate solo una decina di brande con marchingegni elettrici, nuove di zecca, dono della città metropolitana, e poi una serie di arredi portati alla rinfusa da altri ospedali. Roba di seconda mano, scadente e anche un po' arrugginita. Questa l'unica dotazione concessa alla periferia delle periferie. Doveva servire per accogliere pazienti Covid-19 in un'area non schermata né protetta. Fortunatamente, alla fine,
si sono accorti della topica che stavano prendendo, decidendo di allestire i posti altrove. Roba da far accapponare la pelle, roba da far montare una rabbia smisurata. Trattati come coloni, non come cittadini. D'altronde, cos'altro avrebbe potuto fare una classe politica ignava e inconsistente? Se la pandemia da queste parti non creerà sconquassi, il merito sarà esclusivamente della popolazione e di chi è in trincea, come il personale sanitario, e di nessun altro. E quando tutto sarà finito, quando la grande paura sarà passata di tutto ciò, i politici dovrebbero dare conto, dico dovrebbero, perché difficilmente lo faranno, confermando tutta l'inconsistenza di cui si può pensare di loro.